La mia domanda non va tanto nei confronti di Gasperini e dell'Atalanta, la mia domanda va nei confronti di Gravina, della Lega, di tutto il sistema politico, calcistico italiano. La Juve ha pagato, la Juve ha lavorato per combattere questo tipo di problemi, come la discriminazione, come l'emancipazione, come il razzismo e tutti quelli che voi potete pensare ed elencare. Quando comincerete a fare in modo che tutte le altre squadre facciano lo stesso? Quando cominciamo a lavorare per anticipare il problema invece di essere reattivi ed aspettare che succeda qualcosa? Non hai mai visto niente di così fresco su YouTube. No, di non hai mai visto niente di così fresco sulla Juve. Stay home mode is on. Buongiorno Juventini di Amico Rason, aiutoni, come state? Oggi sono sicuro al 100% che vi trovo di buon umore. Se non vi trovo di buon umore, ragazzi, e allora non so più che cosa possiamo fare per cambiare questa situazione, ma non ci arrendiamo. E il vostro Andrea, stai calma da New York, come sempre, oggi forse con un po' più di energia, perché la partita che abbiamo giocato contro l'Atalanta è andata come ci aspettavamo, no come ci aspettavamo, questo è sicuramente sbagliato da dire, come speravamo, come avevamo detto nel video precedente, speriamo che entriamo in campo da squadra e che giochiamo una partita degna dell'intensità, del ritmo e dell'aggressività che i grandi impegni, i grandi match si meritano. E la Juventus non ci ha lasciato delusi, signori, e finalmente, finalmente, da quando ho iniziato questo canale, posso fare un video in cui siamo tutti contenti. Spero che siamo tutti contenti. Io, come avevo detto contro Lecce, siamo molto vicini, credo che siamo molto vicini. Credo che gli errori che continuiamo a vedere purtroppo cominciano piano piano a diminuire, quindi restiamo con le dita incrociate e speranzosi che questo sia un barlume di luce, no? Una speranza che ci possa portare a fare bene in questa semifinale che si avvicina sempre di più. Giovedì giochiamo contro il Siviglia e quindi più che parlare dei lati negativi di cui siamo già a conoscenza, andiamo ad esaminare il perché io credo che dovremmo essere tutti di buon umore oggi dopo questo partitone contro i nerazzurri di Bergamo, no? 2-0, risultato netto, anche se l'Atalanta ha avuto grosse possibilità, ha preso due pali, quindi avrebbe potuto benissimo segnare e il risultato finire in un pareggio, però quello che dico è che la Juventus oggi è stata in campo veramente bene. Il primo tempo, soprattutto in cui tutti i giocatori dell'Atalanta erano 100% carichi di tutte le energie, ci aspettavamo, l'avevamo detto nel video scorso, l'intensità e l'aggressività, e abbiamo tutti risposto bene. Io personalmente sono rimasto molto colpito dall'approccio di Ealing Junior, grande Ealing Junior, alla partita, perché questo ragazzino gli ha tenuto testa, ha tenuto botta il primo tempo e il secondo tempo ha fatto pressoché il distrutto da quella parte fino a quando non è stato cambiato, perché le energie a un certo punto finiscono, non sono delle macchine, e è normale che sia così. Però il primo gol dell'1-0 tutto suo, nel senso che va a recuperare una palla a centrocampo che con lo spirito che vogliamo vedere in tutti i nostri giocatori, una bella apertura su Rabiot che la mette in mezzo e lui si fa trovare al posto giusto nel momento giusto per mettere dentro quello che è appunto l'1-0 per la Juventus. Il secondo gol mi porta a parlare di un altro aspetto molto positivo di questa partita, ma lo prendo un po' alla larga perché voglio partire dal ruolo del centravanti e già capite dove sto arrivando.
il ruolo del centravanti, perché Milik ha fatto una grandissima partita, primo tempo di sacrificio e disponibilità nei confronti della squadra, incredibile, pazzesco. Io che sono un vero amante da quando sono bambino del ruolo del centravanti, più che di ogni altro ruolo che si possa ritrovare nel calcio, posso dire che usciamo dal campo contenti non soltanto di Milik, ma anche del fatto che sia stato brillantemente sostituito da Dusan Vlahovic, che ci aveva già fatto vedere un bel gol l'ultima partita contro Lecce. Entra in campo al 70esimo e fino all'82esimo, 83esimo, quando sono cominciate determinate vicissitudini, Dusan non ha sbagliato praticamente niente, nel senso che l'abbiamo visto stoppare palle e proteggerle dall'avversario come non ci aveva abituato a vedere. L'abbiamo visto fare dei passaggi importanti con i giri giusti a centrocampo in fase di ripartenza, in contropiede, e dialogare con i compagni. Abbiamo visto un Dusan Vlahovic giocare da centravanti, e questo è quello che stiamo aspettando da tantissimo tempo. Quindi un altro fattore non positivo ma molto importante, che secondo me dovremmo tenere in considerazione, di cui ho parlato dopo nel post partita, nella live di ieri sera a Juve Mi con Raffo e tutti gli altri ragazzi, che approfitto come sempre per salutare, perché è sempre un bel ambiente dove passare un po' di tempo e parlare di Juventus. Un fattore su cui dovremmo prestare attenzione è quello della sensibilità del ragazzo Vlahovic, no? Quindi non parlo più del centravanti, non parlo più del calciatore, sto parlando del ragazzo, del ventenne Vlahovic, che dimostra di subire emotivamente determinate cose che gli succedono attorno. Ieri l'esempio è stato quello appunto degli episodi di razzismo da parte della curva dell'Atalanta. Questa volta sì, tutta la curva, e sì, si sentivano anche dalla televisione i cori razzisti nei confronti del nostro ragazzo. È evidente che quando noi andiamo a considerare e a giudicare le prestazioni di Dusan Vlahovic, a parte quelle che sono le nostre aspettative, a parte le possibili situazioni con infortuni e cose di questo tipo, non possiamo tenere in considerazione il fatto che appunto emotivamente è un ragazzo molto sensibile. E infatti ieri i primi errori sono arrivati dopo che sono iniziati questi neanche si possono chiamare botta e risposta, questi insulti che arrivavano da parte della curva dell'Atalanta. Vlahovic che si è rivolto all'arbitro invece di reagire in maniera aggressiva come abbiamo visto fare da altri giocatori di altre squadre, si è rivolto all'arbitro che ha sospeso la partita un paio di volte, e quando ha messo il gol del 2-0, un gol impressionante, bellissimo, a giro, sotto l'incrocio, dal limite dell'area, proprio lasciamo perdere, un gol che si descrive praticamente da solo, ha fatto un accenno al dito come a mutolire, però restando nella posizione di campo in cui era situato in quel momento. Non è andato sotto la curva a protestare e a insultare, a inveire contro i tifosi dell'Atalanta. Teoricamente quel dito lo poteva fare anche per i tifosi della Juventus. Non possiamo dare per scontato il fatto che stesse reagendo agli insulti razzisti a cui aveva già reagito parlando, rivolgendosi all'arbitro, facendo sospendere la partita più di una volta, eccetera eccetera. Con tutta
la quantità di insulti che abbiamo tirato su Vlahovic noi stessi tifosi della Juventus, magari quel dito era proprio destinato a noi e non come ci hanno voluto far credere, come l'arbitro ha voluto credere verso i tifosi atalantini. Sull'arbitro però poi aprirei un'altra questione, perché io quello che critico veramente è il cartellino giallo, che secondo me non ci stava, perché Vlahovic non ha fatto dal mio punto di vista niente di offensivo nei confronti dello stadio. Quello che gli è stato criticato è stata la corsa verso il giocatore mentre lui stava esultando, come se aspettava solo il modo di ammonirlo. In realtà io quello che credo che ho visto fare a doveri durante quei 15-20 minuti concitati è cercare di evitare appunto che il ragazzo reagisse. Quindi quella corsa, come diceva anche Frank ieri sera in puntata, l'ho vista più come un tentare di evitare che qualcosa succedesse. Poi non capisco l'ammonizione, però prendiamo atto, come sempre facciamo. Le critiche che farei a doveri all'arbitro di ieri sera più che altro sono per una gestione della partita, dei falli e dei cartellini gialli pressoché inaccettabile. Questo, come sempre, fa il protagonista, vuole fare il protagonista, ovviamente. Mentre Mourinho si lamenta che loro non possono decidere gli arbitri che gli vengono assegnati e quindi hanno solo arbitri brutti e cattivi, noi abbiamo quello che secondo loro è il nostro preferito, no? A sto punto doveri diventa veramente, per la quantità di partite arbitrate male nei confronti della Juventus, diventa per forza il nostro preferito. Ci sono state molte critiche nei confronti di Gasperini per le cose che ha detto dopo la partita, invece di prendere le distanze nei confronti appunto di questi cori razzisti fatti dai suoi tifosi, ha cercato di sminuire, di minimizzare, di staccare il problema dal razzismo, dicendo che questi in realtà non sono razzisti, eccetera eccetera. Io voglio dire prima di tutto che conosciamo Gasperini, no? Non è uno che esattamente non ci ha abituato a farci sentire questi piagnistei in generale dopo le partite in cui la sorte non aiuta l'Atalanta. In più ci metto che post partita, con quasi uno stadio intero che rischia di essere squalificato, probabilmente è andato fuori di capoccia e ha perso una grossissima occasione per stare zitto. La mia domanda non va tanto nei confronti di Gasperini e dell'Atalanta, la mia domanda va nei confronti di Gravina, della Lega, di tutto il sistema politico calcistico italiano. La Juve ha pagato, la Juve ha lavorato per combattere questo tipo di problemi, come la discriminazione, come l'emancipazione, come il razzismo e tutti quelli che voi potete pensare ed elencare. Quando comincerete a fare in modo che tutte le altre squadre facciano lo stesso? Perché Lukaku ormai è passato diverse settimane fa, no? Nel frattempo abbiamo sentito più che altro speaker all'Olimpico cercare di placare gli animi dei tifosi della Lazio, abbiamo visto giocatori reagire a un gol durante il festeggiamento di un gol esattamente come Lukaku, ma non venire ammoniti assolutamente. Poi vediamo ieri Vlahovic che viene ammonito per qualcosa che sembra essere inefficace. Allora io mi chiedo, Lega, che cosa vogliamo fare? Quando cominciamo a lavorare per anticipare il problema invece di essere reattivi ed aspettare che succeda qualcosa? Quando vogliamo smetterla di squalificare le curve e dare una possibilità, uno strumento
ai tifosi maliziosi di fare del male alle società e cominciamo a lavorare attivamente per evitare che queste persone entrino all'interno degli stadi. Quando la finiamo di generalizzare e di far finta di trattare dei problemi importanti come se lo fossero? La domanda è questa che dovremmo fare e questa è la domanda su cui dovremmo spingere dal mio punto di vista. Ma detto questo, perché le ultime cose sono tutte cose un po' demoralizzanti, restiamo positivi sempre con il mindset giusto, ottimisti, perché tra 3 giorni abbiamo quella che potrebbe essere la prima parte della partita più importante di questa stagione, che fino adesso è sembrata disastrosa, ma io ho sempre detto siamo molto vicini, signori, non smettiamo di credere, non smettiamo di lottare, di combattere, perché come sempre andiamo fino alla fine, a testa alta, forza Juve fino alla fine. Mi raccomando, solite 3 regole, stay fresh, stay crispy e stay calma. Ciao belli!